Dopo la sconfitta nella gara di esordio a Trinitapoli nel big match, lo Stornella si ritrova allo Scirea per l'esordio casalingo in maglia scura, la formazione di mister Mimmo Di Corato in completo biancorosso, la formazione di mister Zito per l'Audace Cagnano che scende al comunale di Stornella, anch'essa a 0 punti. La partita con le immagini affidate a Massimo Meccola e la sintesi che parte con la prima conclusione da parte della formazione di casa con Recchia, la conclusione subito il palo per la formazione bianco-azzurra che sfiora il gol del vantaggio. Ci provano ancora i padroni di casa con la conclusione splendida da parte di Amoruso che porta in vantaggio lo Stornella. Bella la conclusione del numero 8 che porta avanti la formazione di casa. Rivediamo il destro vincente del numero 8 che porta avanti i biancoazzurri. Prova ancora lo Stornella con Caggianelli a mettere questo pallone in mezzo che attraversa tutta l'area e poi finisce sul fondo. La conclusione, la risposta da parte dell'Audace Cagnano che si porta sull'1-1 con Pelusi che pareggia i conti e riporta in parità la sfida. Rivediamo qui la battuta di destro del numero 7 che beffa Vurchio. Poi ancora Audace Cagnano dalla distanza con Orfeo. Conclusione smanacciata da Vurchio in calcio d'angolo. Ci prova anche Rocco Quaresimale per lo Stornarella e serve dall'altra parte ancora Recchia. Il numero 11 mette questo pallone in mezzo. Il tocco di mani e calcio di rigore con lo Stornarella che si presenta dagli 11 metri con Rocco Quaresimale che spiazza Di Gregorio e porta avanti di nuovo lo Stornarella. Il 2-1 della formazione di mister Mimmo Di Corato. Ci provano ancora i padroni di casa con questo pallone messo in mezzo, poi ancora conclusione vincente, il 3-1 questa volta siglato da Principe per i biancoazzurri che raddoppiano il vantaggio e rivediamo la conclusione vincente del numero 8 che porta sul 3-1 Stornarella che si rende ancora pericoloso con questa conclusione di Caggianelli alta sulla traversa, poi ancora Quaresimale che sfiora l'incrocio dei pali, sempre Stornarella a fare la partita con Zingarelli, conclusione deviata da Di Gregorio, poi si libera la formazione biancorossa, ancora colpo di testa e ci prova anche il numero 4 Colonna, sempre Stornarella con la conclusione vincente di Rocco Quaresimale, il doppietta per l'ex San Marco che porta sul 4-1 lo Stornarella, anche una deviazione nel replay che beffa Di Gregorio e porta sul 4-1 la formazione di mister Mimmo Di Corato, sempre Stornarella con Principe, conclusione intercettata da Di Gregorio, provano ancora gli ospiti a rendersi pericolosi, pallone che sfiora il palo, finisce il primo tempo con lo Stornarella avanti 4-1, ripresa che si apre con la conclusione di Caggianelli, devia Di Gregorio, poi è Principe ancora pericoloso per la formazione biancoazzurra tra le braccia di Di Gregorio e dalla distanza ancora Cagnano con pallone sul fondo, poi il cross e la testa di Caggianelli per il definitivo 5-1, il cross di Antonacci e il gol del numero 9 che porta 5 le marcature della formazione di casa. Rivediamo lo stacco vincente di Caggianelli. Finisce la partita con il definitivo 5-1, Stornarella che vince e convince, che aggancia di nuovo il Trinitapoli con il campionato costretto a fermarsi. E noi a fine partita abbiamo ascoltato il tecnico dello Stornarella, mister Mimmo Di Corato. Abbiamo incontrato una squadra della nostra stessa caratura nella prima giornata, ovvio il Trinitapoli. Siamo arrivati un po' decimati, un po' qualche giocatore infortunato di troppo, ma loro sono stati superiori, quindi bisogna ammettere. È cambiato che oggi giocavamo in casa, è cambiato che bisognava cambiare marcia, bisognava darci una scossa ed è venuta in modo molto positivo. Con un po' tutte le squadre, aspettiamo le date, aspettiamo quello che succederà e ci organizzeremo di conseguenza. Ora non sappiamo ancora nulla. Una volta che ci sarà l'ufficialità di tutto questo ci organizzeremo. Sicuramente influirà su tante cose, condizione fisica, mentale, giocatori non sapremo come li ritroveremo, quindi c'è da organizzarsi aspettando però l'ufficialità di certe date, delle cose come devono avvenire.